Buongiorno a tutti, io sono Andrea Ferrarini, ricercatore presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Piacenza, Facoltà di Agraria. Sono ricercatore da ottobre e da qualche anno ci occupiamo all'interno dei nostri progetti anche di canapa. Questa è la struttura della presentazione, diciamo, volevo innanzitutto presentarvi un attimo quello che facciamo e le nostre ricerche in canapa e poi presentare dei piccoli risultati di alcuni studi che abbiamo condotto negli ultimi anni in merito all'utilizzo della canapa per il fitorimedio di terreni inquinati da metalli pesanti. Chi siamo? Siamo un gruppo di ricerca composto dal nostro principal investigator, il professor Amaducci, già coordinatore di progetti europei facente parte del comitato scientifico di AssoCanapa, e ci sono io come ricercatore ed altri dottorandi di ricerca e tesisti vari come anche altri assegnisti. Di che cosa ci occupiamo? Non ci occupiamo solo di canapa, ma trattiamo anche le tematiche dell'agricoltura sostenibile. Diciamo, questa è la mappa del nostro sito, potete andarlo a consultare. Quello di dove c'entra la canapa diciamo principalmente è sulle sue tecniche culturali, la risposta della canapa ai diversi fattori ambientali, quindi studiamo le diverse varietà, le diverse tecniche agronomiche. Andiamo ad utilizzare la canapa non solo nel contesto di terreni marginali o contaminati, ma anche per il contenimento delle erosioni in terreni declivi, mista alternata a strisce in ambiente collinare con altre colture poliennali, e in generale andiamo a studiare la canapa per tutto quello che riguarda i suoi prodotti e sottoprodotti ad alto valore aggiunto, per infine poi valutarne la sua sostenibilità nei diversi sistemi produttivi. Quello di cui ci occupiamo principalmente negli ultimi anni è quello di studiare la fisiologia, l'ecologia e la tecnica culturale della canapa e insieme ad altre colture bioenergetiche per la biomassa. Diciamo, questi sono alcuni esempi dei nostri esperimenti che conduciamo per quanto riguarda ad esempio la miglior dose di fertilizzanti o la migliore epoca di semina, la miglior varietà e le loro combinazioni al fine di trovare il miglior compromesso tra ad esempio l'estrazione della fibra, quindi la sua macerazione da un lato, o viceversa i cannabinoidi, i residui di trebbiatura, presenti nei residui di trebbiatura per l'alto valore aggiunto in generale. Quindi studiamo la canapa, questo esempio è il progetto la slide principale di un progetto che abbiamo coordinato europeo, Multiemp. Questo diciamo è una sorta di obiettivi. Quello che facciamo principalmente nella canapa è realizzare prove sperimentali in campo e in vaso, in condizioni controllate in serra, ma soprattutto anche attività modellistiche per valutare ad esempio l'effetto della macerazione sulla qualità della fibra in canapa o in generale per valutare e riuscire a simulare in diversi ambienti e diversi contesti la produzione di seme d'olio. Ultime aggiunte nelle nostre tematiche di ricerca è l'inserimento e la coltivazione della canapa in ambienti marginali, non solo contaminati ma marginali dal punto di vista economico, e quello per cui sono qui oggi a parlare è il fitorimedio assistito. Vedremo poi cosa significa fitorimedio assistito. Alcuni esempi, questo possiamo saltarlo, sono dei progetti che stiamo seguendo. In generale questo ad esempio è un progetto GRACE, un progetto finanziato dall'Unione Europea, di cui siamo partner. Che cosa facciamo? Andiamo a coltivare la canapa in ambienti marginali, principalmente contaminati, per vedere la possibilità di estrarre dalla fibra i vari composti, oppure dall'olio, dal canapulo o dai residui di trebbiatura, i vari sottoprodotti ad alto valore aggiunto della canapa, e vedere se coltivate la canapa, le diverse varietà che stiamo testando, i suoi prodotti siano estraibili e commercializzabili, che vedremo come uno dei principali problemi della coltivazione della canapa in ambienti marginali è l'utilizzo della biomassa che si va a raccogliere, perché in certi casi è diciamo una biomassa contaminata con un certo livello di contaminanti al suo interno. Quindi quello di cui oggi volevo parlare brevemente è il fitorimedio. Salto brevemente i concetti principali, credo che ne avete già sentito parlare, se è la prima volta, in caso la possiamo approfondire poi con delle domande. In generale, che cos'è il fitorimedio? È l'utilizzo delle piante per rimuovere, in questo caso, metalli pesanti o altri inquinanti. Da dove? Da diverse matrici ambientali. La principale, ovviamente, è il suolo e i sedimenti, ma in alcuni casi le piante vengono utilizzate anche per rimuovere i contaminanti atmosferici, il particolato ad esempio, o le acque di falda, o in generale ambienti acquatici o scarti delle produzioni industriali o agricole o municipali, come le acque di scarto di risulta. Quali sono gli inquinanti
che possono venire trattati dalle piante. Principalmente, in generale, il fitorimedio, principalmente l'utilizzo delle piante nell'ambito della fitorimedio, è quello di affrontare il problema della contaminazione da metalli pesanti. Questi sono i principali metalli pesanti con i quali le piante riescono in un certo modo a mobilizzarli, estrarli dalla matrice ambientale, quindi, tra virgolette, rendere più pulita la matrice per un successivo utilizzo. Ma ci sono anche esperienze di piante che riescono ad estrarre, quindi fitodepurare, terreni contaminati da metalloidi, terreni iperfertilizzati da pratiche agricole intensive. Nel caso di Chernobyl, la canapa, ad esempio, è stata utilizzata anche per combattere il problema della contaminazione da radionuclidi, o in generale, in molti casi, le piante vengono utilizzate in situazioni di alta contaminazione, cosiddetta hotspot, per rimuovere la contaminazione da policiclici aromatici, vari contaminanti organici di vario tipo, il toluene, il metilbenzene o pesticidi, in generale residui di petrolio. Quali sono i principali processi che avvengono attraverso l'utilizzo di una pianta e quindi con l'obiettivo di fitoremediare quel terreno contaminato? Se guardiamo il terreno, scusate. Il principale è quello di stimolare attraverso l'apparato radicale, quindi mobilizzare il metallo pesante, se parliamo di metallo. Ecco, questo volevo sottolinearlo, il problema principale. Quando si sente parlare la canapa funziona e riesce a degradare e rimuovere i metalli pesanti, la risposta è ni, nel senso, il tasso di rimozione, come vedremo, non è altissimo, ma soprattutto il problema principale non è tanto il problema della varietà di canapa o in generale della canapa, è che il metallo di per sua natura nel terreno a volte è poco biodisponibile. Le piante hanno dei processi che si chiama esudazione radicale, rilasciano dei componenti dalle radici mentre crescono e questi, ad esempio gli acidi organici, riescono a solubilizzare e rendere leggermente, lungo il corso della stagione colturale, sempre più disponibile. Ma quello, i numeri che andremo a vedere poi, dei pochi grammi ad ettaro che riusciamo a estrarre con la canapa, significano che la canapa è andata ad agire su quella frazione che era biodisponibile. Ci sono elementi, anche se il terreno è poco contaminato, ci sono delle soglie di legge, ad esempio guardiamo il cromo, è molto bassa la soglia di legge, perché? Perché in generale è un elemento poco biodisponibile. L'unico modo per rimuoverlo totalmente è agire chimicamente, quindi l'esportazione, quindi con tutti i costi ambientali, sociali ed economici annessi. Diciamo quindi, via questo primo processo della fitostimolazione, o in generale in alcuni casi le piante riescono a fitostabilizzare, dove? Accumulando il metallo in alcune sue componenti. Andiamo a vedere ad esempio la canna comune che si ritrova lungo i cigli autostradali, in generale ai canali di bonifica, è quella canna di comune chiamata rundo, riesce a fitostabilizzare il metallo dove? Nella sua struttura, che è il rizoma sotterraneo, e quindi non lo trasloca nella parte aerea, quindi non può venire, tra virgolette, raccolto e portato a casa. In generale i processi più interessanti, quindi per la quale ad esempio la canapa è tra le colture più studiate, più appetibili per il fitorimedio, è quella della fitoestrazione. Di nuovo, dove va a finire il metallo è quello il problema principale, dove e quanto ne va a finire, sullo stelo, sulla foglia, sulla fibra, la fibra che poi porto a casa una volta raccolta la canapa ogni anno, è utilizzabile? È una delle domande principali che si ottengono attraverso gli studi dedicati nel fitorimedio. Se invece il problema è che abbiamo un'acqua contaminata e non vogliamo trattare in sito la nostra matrice, ma abbiamo ad esempio un'acqua di risulta di un'industria, ad esempio di galvanica, ad esempio un caso di studio che vedremo poi, possiamo utilizzare la canapa o altre piante, in questo caso la senapa o in generale piante acquatiche, per rizofiltrare. Facciamo passare la nostra acqua contaminata all'interno di queste vasche di laminazione o di diverso tipo e riusciamo a rimuovere gran parte dei metalli. In questo caso è un trattamento fuori sito, quindi con tutte le problematiche annesse di far arrivare il materiale contaminato e crescere piante adatte a queste condizioni. In generale, una pianta, per essere definita fitoremediatrice, quindi una pianta capace di risolvere quel problema specifico, quali caratteristiche deve possedere? Innanzitutto deve tollerare il pollutant, cioè il contaminante che andiamo a trattare. Deve produrre una certa quantità di biomassa. Vedremo poi che la relazione quantità di biomassa prodotta non è la stessa di alta rimozione, quindi non significa che alta biomassa prodotta significa anche alto tasso di rimozione. Deve essere veloce la sua crescita, la canapa si sa, in qualche mese riusciamo a portare a casa il prodotto e con buone quantità di biomassa.
l'apparato radicale, dove agiscono principalmente, dove avviene l'uptake, quindi l'assorbimento e la degradazione del contaminante, deve essere denso, fine e profondo. Vedremo poi però che il problema in generale del fitorimedio, non riusciamo a risolvere il problema di una contaminazione elevata in pochi anni. Se la vogliamo risolvere in pochi anni, il terreno di partenza deve essere leggermente inquinato, non possiamo partire da un elevato livello di contaminazione. In generale la pianta deve essere una buona accumulatrice o degradatrice del contaminante e deve essere capace di competere con le altre specie che naturalmente vedremo piante selvatiche che sono delle iperaccumulatrici per loro natura di questi metalli e quindi deve vincere la competizione. Un'altra, ovviamente, di nuovo voglio sottolineare questo aspetto, il valore economico della biomassa deve essere riutilizzabile. Alcuni esempi, questa è la domanda principale. Una pianta iperaccumulatrice, ad esempio queste piccole piante selvatiche, questi piccoli fiori, sono delle alte piante accumulatrici, ma hanno un problema, producono poca biomassa. Al contrario, la canapa o la canna comune che facevo riferimento prima, hanno un'alta capacità di produrre. Andiamo dalle 10, anche in alcuni casi le 20-30 tonnellate ettaro anno di sostanza secca, ma quanto riescono a accumulare? Poco, non sono delle iperaccumulatrici. Voglio sfatare il mito della canapa che non è una pianta iperaccumulatrice, riesce a tollerare abbastanza bene alcuni metalli ma non iperaccumula come un tarassaco. Facciamo un esempio, questa pianta è una pianta continentale che viene utilizzata in ambienti continentali per rimuovere ad esempio il metallo, il cadmio, produce solo 2 tonnellate ad ettaro, ma riesce a estrarre ad ettaro 2 kg di questo metallo. La canapa produce anche 4 volte tanto di biomassa, 8-10 tonnellate, ma solo 126 grammi. Se dobbiamo rimuovere, vedremo nel caso poi pratico del nostro caso di studio, dobbiamo rimuovere 700 kg di metallo, dividiamo per un tasso di questo tipo 126, ci vogliono 6.000 anni, qualcosa del genere. Quindi, di nuovo, le piante non riescono a risolvere totalmente il problema della contaminazione. Diciamo, forniscono un ulteriore servizio, che è quello di utilizzare quel terreno che per natura non potrebbe essere utilizzato a scopi alimentari, quello sì, ma che risolvano totalmente un problema di contaminazione elevato, questo sicuramente no. Quindi la canapa, per riassumere, diciamo, il fitorimedio tramite canapa, quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Ho riportato in rosso gli svantaggi, diciamo le lacune, e in verde i vantaggi. Di nuovo, non è una pianta iperaccumulatrice, non è tra le migliori, ha basse performance in termini, se la compariamo ad altre specie poliennali, le quali una volta seminate ricrescono naturalmente, come ad esempio il miscanto, il panico, l'arundo, però produce un'alta biomassa. Se abbiamo un obiettivo target su un certo tipo di contaminazione che è leggera, la canapa può aiutarci a risolvere quel problema. Per quale motivo? Il suo apparato è denso, fine, profondo, la stagione culturale è breve e ha relativi bassi costi di gestione. Quali sono i metalli su quali la canapa agisce in maniera più efficace? Nickel e cadmio e via via sempre di meno su rame, arsenico, cromo e mercurio. Perché? Di nuovo, questo ordine di performance, questo ranking, è direttamente proporzionale alla loro biodisponibilità. Maggiore la biodisponibilità di quell'elemento, contaminante in questo caso metallo pesante, maggiore la capacità in generale delle culture. La canapa è leggermente superiore ad altre culture, ad esempio rispetto ad un mais o ad un sorgo da biomassa, perché riesce a tollerare maggiormente questi metalli e quindi ne riesce a accumulare di più nei propri tessuti. Interessante è l'utilizzo combinato, il fitorimedio assistito. Cosa significa? Che io utilizzo la canapa insieme all'inoculo di batteri promotori della crescita. Si chiamano Plant Growth Promoting Rhizobacteria perché una volta inoculati vivono nella rizosfera, cioè nell'ambiente circostante delle radici e riescono a promuovere la crescita. In alcuni casi fornendo più nutrienti, fornendo più protezione alla pianta, ma in alcuni casi anche alleviando lo stress indotto dalla presenza dei metalli. Quindi riescono a far vivere la pianta in maniera quasi uguale, come se il terreno non fosse contaminato. Tuttavia ad oggi ci sono interessanti studi sulle diverse varietà di canapa che possono essere utilizzate per affrontare le varie problematiche di contaminazione e anche i meccanismi sottesi allo stress da metallo pesante, quindi ci sono ricerche in corso. Tuttavia però di nuovo i nostri terreni non è che siano contaminati da un singolo metallo, come vediamo in molti casi c'è un cocktail di contaminazione
e ad oggi non si sa ancora quale sia l'effetto additivo o misto che si hanno, ad esempio se abbiamo un cocktail di questo tipo, l'avevo riportato, dovrebbe apparire, non apparisce. In generale il problema della fitotossicità e della contaminazione mista è quella che nel caso, se la canapa cresce bene su nickel, se in quel terreno non c'è solo nickel ma c'è anche la presenza di cadmio o rame, può essere che la canapa soffra la presenza di questi altri due metalli. Quindi diciamo che uno studio, molti studi vengono fatti, se voi leggete molti studi mettete hemp phytoremediation, sono studi singoli, in vaso, con l'aggiunta di un contaminante in forma liquida, e sembra che sia la panacea di tutti i mali, la canapa riesce a tollerare. Va in campo, il metallo è presente in forma solida o comunque in altre forme e la canapa si dimezza e in alcuni casi anche 80-90% in meno rispetto ai dati presentati da studi fatti in laboratorio, come vedremo poi. E di nuovo voglio sottolineare il fatto che ad oggi, quando si dice ad esempio anche all'ILVA si può affrontare il tema della canapa, certo, il tema della contaminazione, certamente la canapa può essere una delle culture candidate a fare questo, però quello che voglio sottolineare è che poi ci devono essere l'utilizzo della biomassa. La biomassa e le componenti della biomassa estratte, ad esempio queste sono semi o fibra o residui di trebbiatura raccolti da campi contaminati. Adesso stiamo analizzando quanta ce n'è e se queste ditte che partecipano ai nostri progetti riescono realmente poi a commercializzare questa biomassa, perché la fibra può essere che la presenza di metallo non sia ben accetta dal mercato che poi va a cercare questa fibra, o viceversa ancora di più per i semi, se andiamo a estrarre un olio per fare ad esempio prodotti come l'acido pelargonico, azelaico per vari scopi non alimentari. Quindi, quando scegliere la canapa per fitoremediare un nostro terreno contaminato? Ci deve essere sufficiente tempo, di nuovo, se abbiamo 700 kg di metallo da rimuovere e ne rimuove solo 100 grammi all'anno, capite bene che non è un problema che si risolve in 4-5 anni. È interessante, però è promettente la tecnica del fitoremedio assistito. Abbino alla coltivazione della canapa l'utilizzo di microrganismi o chelanti chimici per diminuire i tempi della bonifica. La contaminazione deve essere abbastanza superficiale, in maniera tale che le piante riescano ad agire nei primi 50-60, massimo un metro. Se la contaminazione è diffusa fino a 2 metri di profondità, capite bene che poche piante riescono ad agire a quelle profondità. Le concentrazioni dei contaminanti non devono essere troppo elevate e allo stesso tempo non devono essere troppo fitotossiche per la pianta, e si agisce quando le risorse sono limitate, quindi non ci sono altre alternative. La canapa mista ad esempio all'utilizzo in contemporanea di microrganismi, in alcuni casi per contaminazioni lievi può essere, e in alcuni casi lo è insieme ad altre piante simili, l'unica opzione percorribile. Ora riporto qualche risultato di uno studio di fattibilità per darvi l'idea di come una ditta che ci ha contattato, scusate, controllo l'ora che ho un treno, no, ok, sono ancora in tempo. Questo è uno studio di fattibilità che abbiamo condotto l'anno scorso. Questa è una ditta che produceva e ha da sempre sversato, seguendo i limiti di legge, le sue acque reflue. Questa è un'industria galvanica, quindi diciamo che faceva le cromature per gli elementi di plastica, e quindi nelle sue acque di scarico, rispettando i limiti di legge, quindi sempre sotto i limiti di legge, scaricava in questo torrente le sue acque reflue. Una contaminazione però è avvenuta. In 40 anni di sversamenti, le nostre matrici ambientali, in questo caso i suoli, questa zona qui, e i sedimenti, si sono ritrovati ad avere questo problema di un inquinamento diffuso. Quindi ovviamente questa ditta si è ritrovata ad avere dei controlli da parte dell'ARPA random e ha trovato che in questa zona c'erano dei livelli soglia per il cadmio, andiamo a vedere, scusate, per il cromo, il nichel e il rame, superiori ai limiti di legge della tabella, della tabella A del decreto legge 152 del 2006. Ho sottolineato in rosso i limiti del nostro suolo contaminato e del nostro sedimento contaminato lungo il torrente, che sforavano i limiti di legge, anche quelli ad uso commerciale industriale, che sono i limiti di legge più alti. Quindi questo suolo era altamente contaminato. Allora ci hanno chiesto di fare uno studio di fattibilità, se fosse possibile agire attraverso con la coltivazione della canna comune, la runda e la canapa, per risolvere il problema della contaminazione sia del sedimento
e per il sedimento abbiamo scelto l'arundo che tollera bene il ristagno idrico, e la canapa per risolvere il problema della contaminazione. Ovviamente, uno studio di fattibilità, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto i terreni più contaminati, il caso peggiore, worst case scenario. Quindi siamo andati a campionare a monte un terreno e un sedimento non contaminato di controllo. Siamo andati a campionare il terreno e il sedimento più contaminato in questa zona, a valle dello scarico, che veniva proprio qui, delle acque. Abbiamo fatto l'analisi, abbiamo visto che era altamente contaminato, abbiamo deciso di fare un esperimento in vaso con canapa e arundo, alternando in sedimento arundo e su suolo canapa, e siamo andati ad applicare anche le tesi dei microrganismi. Siamo andati a estrarre dei microrganismi capaci di crescere su questi terreni contaminati, siamo andati anche ad applicare un'altra tesi, un chelante chimico capace di disciogliere e facilitare l'assorbimento dei metalli pesanti. Quindi l'obiettivo era individuare il potenziale di fitoestrazione della canapa e dell'arundo dove? Nei suoli maggiormente contaminati. Abbiamo avuto l'obiettivo, abbiamo in alcuni casi raggiunto, di selezionare e applicare microrganismi che fossero potenzialmente in grado di migliorare la tolleranza delle piante e aumentare la capacità di accumulo dei metalli attraverso il bioaccumulo. Abbiamo cercato di verificare se ci fosse un impatto della contaminazione dei nostri trattamenti sulla crescita delle due colture, e poi siamo andati a vedere, calcolare i tempi di rimedio, se un progetto di fitorimedio potesse avvenire in tempi ragionevoli per ridurre il carico inquinante di questi suoli altamente contaminati. Questo è il nostro esperimento. Abbiamo coltivato canapa, varietà Eletta Campana e arundo nel sedimento contaminato e nel suolo. Questi erano i controlli, i nostri, diciamo, sedimento e suolo non contaminati, e poi in alcuni casi abbiamo fatto crescere normalmente, senza l'aggiunta di niente, sul sedimento l'arundo e sul suolo la canapa, e poi abbiamo aggiunto il nostro chelante, un EDTA, e poi abbiamo inoculato dei microbi che abbiamo estratto dai suoli contaminati, dai sedimenti contaminati, per estrarre microrganismi che erano già in grado, già vivevano in loco ed erano capaci di bioaccumulare e degradare questi metalli pesanti. Queste sono alcune foto dei nostri esperimenti. La luce è perché utilizziamo le lunghezze d'onda del blu e del rosso per misurare, anche all'interno di questo sistema denominato sistema palloni, la fotosintesi della pianta, per vedere la risposta della pianta ai nostri trattamenti e ai livelli di contaminazione che avevamo nelle nostre matrici ambientali. Di nuovo, abbiamo estratto dei ceppi di microrganismi capaci di tollerare i metalli, e in questo caso siamo andati ad aggiungere diverse concentrazioni di metalli, siamo andati a vedere quanto metallo era in grado il microrganismo di bioaccumulare all'interno dei propri tessuti. Siamo andati anche a vedere se questi microrganismi, quali di questi, ne abbiamo testati una quarantina di strains, quali di questi fosse capace di solubilizzare il fosforo, quindi non solo dal punto di vista di alleviare lo stress alla pianta, perché bioaccumulano il metallo al proprio interno, quindi lo mobilizzano e poi lo rendono disponibile per l'assorbimento, ma allo stesso tempo se fossero in grado anche di promuovere la crescita, quindi favorire la solubilizzazione del fosforo, che si sa è un elemento limitante per la crescita delle piante. Una volta che abbiamo selezionato i ceppi più performanti, combinando questi due tratti di promozione della crescita, li abbiamo poi preparati, inoculati, uno su sedimento e uno su suolo per la canapa. Questi sono alcuni risultati del potenziale di fitoestrazione. Vedete subito che canapa, 2 mesi di esperimento, siamo riusciti solo ad estrarre i nostri trattamenti, diciamo, guardiamo il nickel, che è l'elemento che era più contaminato, per il NOAD, dove non c'è stata nessuna aggiunta, e per il microrganismo solo sotto lo 0,1%. Vedremo poi cosa significa in termini di grammi di metallo per ettaro anno, è veramente poco. Non è elevato. Nel momento in cui invece utilizziamo un chelante chimico che riesce a disciogliere il metallo, lo rende disponibile, vedete che sale la capacità di fitoestrarre. Di nuovo, volevo farvi notare come cromo, nichel e rame hanno comportamenti differenti in termini di fitoestrazione, sia per arundo che per canapa. Per quale motivo? Di nuovo, è la biodisponibilità. Se abbiamo un alto livello di contaminazione da cromo, statene certi, non riuscite a risolverlo con le piante, perché è un elemento non biodisponibile. Diciamo, in questo caso la biodisponibilità era il 5%. Il nichel invece e il rame sono sicuramente più mobili, infatti le piante sono riuscite ad agire in maniera più efficace sulla loro rimozione. Arundo invece siamo vicini all'1%. Nel caso dell'utilizzo delle DTA anche su arundo, anche se su sedimento, siamo riusciti ad aumentare le percentuali di fitoestrazione fino al 4 e al 7%. Saltiamo questa.
Impatto sulla fotosintesi, cioè sullo stato di crescita delle colture, quindi più fotosintesi, più produzione, diciamo la regola. Se andiamo a vedere le linee rosse, vediamo in canapa a destra, la linea rossa è il tasso di fotosintesi giornaliero, questi ad esempio sono 4 giorni, la linea blu indica quando abbiamo applicato il nostro EDTA, il nostro microbo. Andiamo a vedere la canapa come risponde in generale alla contaminazione. Linea rossa, suolo non contaminato, le altre tre linee suolo contaminato. La canapa soffre la contaminazione, in questo caso da nickel. Quindi ha un certo livello di fitotossicità, al contrario della rundo invece, dove non si evidenziano impatti significativi. Andiamo a vedere però se scegliamo bene i nostri microorganismi, in questo caso, scusate, mi allontano, è la linea blu, vedete che è maggiore rispetto alla non aggiunta di EDTA o di microorganismo. Nel caso, in questo caso, quindi si è visto come il microorganismo, se ben scelto, ben selezionato il lavatore, riesce a facilitare la crescita della pianta in questi suoli contaminati. Questo lo volevo saltare, era più di microbiologia del suolo, per sottolineare il fatto che se andiamo a introdurre un microorganismo, e questo esempio sono le frequenze relative delle classi, scusate, questi sono di ordini di microorganismi, in generale pensate come a n specie di microorganismi, vedete che subito la contaminazione, passando da un controllo senza pianta, non contaminato, a un suolo contaminato, vedete che cambiano le frequenze relative di alcuni microorganismi, ad esempio i rizobi, che sono in grado di azoto fissare l'azoto nel terreno. Se noi invece andiamo a coltivare la nostra canapa senza l'aggiunta di niente, vedete che cominciano ad esserci ad osservarsi degli shift, cioè dei cambiamenti nella struttura della comunità microbica. La canapa riesce a promuovere l'instaurarsi di alcune comunità microbiche benefiche, ancor di più se poi l'andiamo ad aggiungere, e quindi vedete come è importante andare ad effettuare questi studi di microbiologia del terreno per capire quali di questi effetti avvengono. Nel caso della runda, ad esempio, abbiamo avuto un effetto negativo. Può essere che il microorganismo che siamo andati ad estrarre e ad inoculare abbia avuto un effetto negativo sulla comunità microbica preesistente del terreno, quindi in alcuni casi può essere anche negativo l'effetto di questi organismi promotori della crescita. Andiamo a vedere in soldoni, in pratica, quali siano i numeri nel caso di... Questo è un caso specifico, di nuovo, non è che sia generalizzabile. Nel caso ad esempio nostro abbiamo un alto livello di contaminazione da nickel, quindi un terreno altamente contaminato da nickel, poco biodisponibile. Quindi se andiamo a vedere i valori di i quantitativi rimovibili ad un metro di profondità in un anno, quindi una stagione culturale, in questa è l'unità di misura, in grammi per ettaro ad anno, vedete che sono veramente... in alcuni casi irrisori se l'elemento è poco disponibile. Nel caso del nickel riusciamo ad estrarre, nella situazione di un migliore, di un 10 tonnellate ad ettaro di una varietà di canapa o di un 15 tonnellate ad ettaro, che è la produzione media nella zona di Arundo, qualcosa come 2 etti con l'aggiunta per ettaro anno, con l'aggiunta di un inoculo microbico. Se andiamo a trattare il suolo con un EDTA riusciamo ad arrivare quasi a 1 chilo, questo in un anno. In realtà in questa zona, per raggiungere i livelli di tabella A, quindi per l'utilizzo industriale, quindi diciamo il terreno, la situazione peggiore, per passare quindi da 560 ppm di nickel ai livello di 250, che è il limite, sono circa ad un metro di profondità circa 6.000 kg. 6.000 kg, dividete questo numero per questa quantità, 0,7 kg ad anno, capite anche voi quanti anni ci vogliono per risolvere il problema completamente. Quindi diciamo che i dati sono in linea con altri studi sul potenziale di fitorimedio della canapa e anche dell'arundo, però i tempi di restoration, quindi di bonifica, sono veramente lunghi per entrambi le colture. Per riassumere, la canapa sicuramente ha un buon potenziale di fitorimedio comparato ad altre colture annuali o selvatiche. C'è una domanda però che è una delle principali da farsi quando si vuole affrontare il problema del fitorimedio da metalli pesanti, che è la biodisponibilità, il livello e il tipo di contaminazione. Se abbiamo un inquinamento diffuso, leggero, di un contaminante facilmente estraibile, la canapa può lavorare su questo problema, altrimenti è difficile. Sicuramente rispetto a colture poliennali la canapa parte sconfitta, non ha degli apparati di accumulo come hanno le poliennali, quali i rizomi, che poi sono estraibili a fine ciclo di 10 anni della loro coltivazione. Ad oggi vi è ancora la necessità di identificare l'utilizzo corretto della biomassa contaminata, cioè della biomassa raccolta
e coltivata in terreni contaminati. Sicuramente però è promettente l'utilizzo di microrganismi per affrontare e velocizzare il processo di fitorimedio. Grazie per l'attenzione. Grazie Andrea, ti prego di rimanere qui sul palco ancora 5 minuti, se non di più, questo dipende ovviamente dal pubblico. Una piccola considerazione mia, molto interessante anche questa applicazione, come abbiamo visto, no, nel corso di questi dibattiti che fino adesso sono stati portati avanti, questi studi che sono stati presentati, abbiamo visto vari aspetti, no, dell'utilizzo della canapa. Anche questo è un ulteriore aspetto che si aggiunge e quindi ha un valore aggiunto anche da questo punto di vista, che nonostante le considerazioni finali nulla toglie, perché se poi si riesce a trovare effettivamente a collegare l'applicazione finale che se ne può dare anche alla biomassa, non lo so, il materiale che tu dicevi, la biomassa, io purtroppo i termini tecnici non li conosco, e magari se ne trova un valore che lo fa diventare comunque anche un mercato e poi, non lo so, investimenti, applicazioni che se ne possono trovare. Quindi comunque anche questo filone di studi è interessante e porta un valore aggiunto al mondo della canapa e al suo utilizzo in più settori. Se qualcuno ha una domanda, ovviamente vuole richiedere qualcosa, Andrea rimane qui con noi, è disponibile. Ecco, ti vengo a portare il microfono. Sì. Innanzitutto complimenti per la presentazione, bellissimo lavoro. Conosco anche il tuo gruppo, Alessandro, ho conosciuto in un corso della SIA Alessandra Fracasso. Quindi complimenti. No, niente, la domanda era se voi continuate con questi, diciamo, con questo monitoraggio di questi campi inquinati e se avete intenzione, che ne so, di fare qualche rotazione per cercare anche altre colture che possono migliorare lo stato del terreno. E l'altra cosa che mi era venuta in mente è se per esempio avete, ne so, in determinate parcelle delle arature profonde, così da, diciamo, rendere il terreno molto più fresco, diciamo, più in ambiente più ossidato che riducente, e quindi rendere ancora più biodisponibili i metalli pesanti. Vai, prendi tutto il tempo. Grazie che vuoi. Grazie della domanda. Allora, sicuramente stiamo andando avanti col monitoraggio di questi campi. Allora, in questo caso, nell'esempio specifico, si è deciso di non procedere. Hanno deciso di costruire una vasca di laminazione, prendere il sedimento, dragarlo, farci crescere l'arundo e poi continuare. Era l'unico metodo per affrontare in maniera. Abbiamo altri terreni che dove stiamo coltivando la canapa, l'abbiamo coltivata quest'anno, ci ritorna tra 2 anni, e sono terreni contaminati, ex discariche, e anche lì, dal punto di vista scientifico è difficile affrontare il tema, perché la randomizzazione, tutti gli annessi e connessi di una prova sperimentale in campo sono legati che la contaminazione di per sé è puntiforme ed è completamente differente. Quindi ci siamo ritrovati ad avere una prima zona dove abbiamo messo 5 varietà, abbiamo fatto quest'anno, che hanno risposto benissimo, sono cresciute, hanno mostrato un buon potenziale di fitorimedio. Nell'ultimo blocco, come li chiamiamo noi, c'era una contaminazione elevatissima puntiforme, abbiamo avuto una disomogeneità dove abbiamo raccolto dei dati non spendibili dal punto di vista scientifico. Lo stesso agricoltore si è trovato di fronte a seri problemi che la contaminazione, la biomassa che ha raccolto, non gliel'hanno comprata, quindi ovviamente l'abbiamo mandata a bruciare in alcuni casi. E altre tecniche, stiamo lavorando non tanto sulla lavorazione, sulla gestione del suolo, ma sull'individuazione di microrganismi veramente capaci di alleviare e promuovere il bioaccumulo di metalli. Anche lì però, di nuovo, è un mondo completamente inesplorato, perché quando vai ad applicare un microrganismo X ad un terreno dove ne ha miliardi di specie, l'interazione che va ad attuarsi è veramente complicata da studiare dal punto di vista scientifico. Comunque stiamo lavorando ancora su queste tematiche. Prego. Altre domande? Allora, due. La prima, non era l'argomento, però sono stati nominati i PCB. Vale lo stesso di quello che è stato detto per i metalli pesanti? Una, questa è la prima. La seconda invece, io voglio piantare la canapa, il terreno è contaminato, una volta che cresce già ho preso contatti con qualcuno, allora io voglio sapere quali contaminanti e in che misura li accumula e dove la pianta. Questo si sa oppure è una cosa da ricercare? Se si deve ricercare, dove posso fare questo tipo di analisi? Allora, l'analisi è laboratorio.
Grazie. L'analisi sicuramente a laboratori esterni. Per quanto riguarda il problema di sapere dove va a finire il contaminante, il destino all'interno della pianta, ci sono studi, si sa principalmente l'ordine è radici, stelo, fibra e poi alla fine della stagione riesce ad arrivare anche al seme. In alcuni casi al sito Sincaffaro a Brescia hanno visto che la canapa accumulava molto nel seme e quindi c'erano ovvi problemi di vendita del prodotto. Per quanto riguarda l'analisi, ovviamente ditte esterne che fanno analisi, una volta cresciuto oppure l'analisi al tempo zero, come la chiamiamo noi, del terreno, ora una cifra non gliela riesco a dire che varia, però diciamo che su 4-5 campioni di terreno per fare uno screening dei metalli, che in base alla storia di quel terreno, perché ovviamente in base alla storia del terreno ci si sa avvicinare più. Sul prodotto uguale, è la stessa matrice vegetale, si contatta la ditta esterna, ti consigliano anche su come preparare il prodotto e poi attraverso l'invio, di nuovo non so sinceramente dire una cifra. Per quanto riguarda i PCB invece la situazione è leggermente differente, perché in quel caso l'accumulo di PCB poi è veramente poco, è il tasso di degradazione del PCB. Ce ne sono veramente un'infinità di prodotti, sottoprodotti e PCB simili, di contaminanti, che è difficile tirare una conclusione generale. Sicuramente la canapa, abbiamo visto, in alcuni terreni funziona anche su PCB, ma funziona, bisogna sempre prendere con le molle, funziona in tanto tempo e l'effetto è veramente limitato. Sicuramente però si può coltivare se la biomassa è utilizzabile, cioè questa è sempre la chiave di volta.